E qui c'è chi ha fatto l'esame, com'è andata? È andata sicuramente bene, certo la prima parte, discussione del laboratorio, un po' di ansia, però poi ci si scioglie e quindi devo dire che alla fine bisogna dare un in bocca al lupo a tutti i maturandi, stiamo tranquilli, per me è andata, andrà anche per voi. Come per questo studente del liceo scientifico Galilei di Pescara, alle 8:30 è scattata l'ora X per la maturità 2021 al tempo del Covid. Oltre mezzo milione di candidate e candidati in Italia, di cui 10.900 in Abruzzo. Un esame ridefinito a causa dell'emergenza coronavirus. Si tratta di un colloquio orale della durata di 60 minuti. Anche quest'anno le commissioni sono presiedute da un presidente esterno e sono composte da 6 commissari interni. In particolare le commissioni sono 13. È stato messo scrupolosamente in atto il protocollo sanitario, 2 metri di distanza fra candidato e commissione, un solo accompagnatore per ogni studente, mascherine plexiglass in caso di quarantena. È ammesso l'esame in videoconferenza. Lo studente positivo al Covid potrà chiedere di svolgerlo in via telematica. Studenti tutto sommato tranquilli e motivati. Cosa hai portato in particolare? Io ho portato in italiano, ho discusso un testo di Montale e l'ho collegato successivamente a un componimento di Saba e anche collegandolo con Calvino, quindi un bel discorso multidisciplinare. Invece per fisica ho parlato del campo elettrico e successivamente degli integrali e del collegamento che si può avere fra i due argomenti. Comunque un esame abbastanza difficile, non è come sembra, che può essere più facile rispetto a quello degli anni passati ed è un'esperienza comunque particolare, emozionante anche per noi, ce la saremmo potuta vivere in modo diverso. Il professor Claudio Marotta, vicepreside del Liceo Scientifico Galilei, come si svolge la prova in questo esame 2021? Questo colloquio si compone di una serie di parti. Da una parte c'è l'esame dell'elaborato che è stato a suo tempo inviato e sviluppato dal candidato stesso e sulla base di questo elaborato, sulla base di quello sviluppo che il candidato ha fatto, si svolgerà una prima parte del colloquio. Successivamente abbiamo una parte che riguarda, diciamo, che equivale un po' alla seconda prova scritta, nel senso che questa traccia di elaborato per noi è matematica, visto che siamo un liceo scientifico, matematica e fisica per essere precisi, all'altra prova scritta equivale alla seconda parte del colloquio, un esame di una serie di documenti inerenti appunto alla materia che sarebbe stato oggetto di prima prova scritta, cioè italiano. Poi abbiamo una parte che riguarda i percorsi trasversali, una parte riguardante ancora l'educazione civica, che è una parte nuova, ed infine una serie di interventi da parte dei vari insegnanti diciamo, con delle domande classiche inerenti al percorso di studi che è stato fatto. Fare comunque un anno o mezzo anno in DAD comunque allenta un po' le relazioni. Però sì, comunque abbiamo vissuto la stessa cosa tutti quanti, abbiamo combattuto questa cosa, quindi diciamo di sì, siamo un po' più uniti. Una dedica ai tuoi colleghi maturandi? Beh, questo magari l'atto finale di 5 anni, però alla fine ciò che siamo diventati in 5 anni è quello che conta veramente, quindi stiamo tranquilli e sono una formalità dopo tutto.